Dicono che il Molise non esiste, ma secondo me non c'è nulla di più sbagliato. E anzi, questo passito è la dimostrazione dei prodotti che può offrire. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento Apiane di Di Maio Norante. Siamo a Campomarino, in provincia di Campobasso, e Di Maio Norante è una realtà molisana molto attiva che si è proposta di creare anche dei passiti. Questo Apiane deriva il nome probabilmente da un vitigno coltivato fin dal 200 a.C., dal quale si ricavava un vino dolce particolarmente gradito all'epoca. Questo, come potete vedere dalla scheda, è prodotto con 100% uva moscato reale, ha una gradazione alcolica di 14 gradi e mezzo e l'annata in degustazione è il 2013. L'appassimento delle uve è sulla pianta con raccolta verso ottobre con macerazione a freddo. Che cosa ci regalerà questo passito? Lo scopriremo degustandolo, ma prima diamo un'occhiata come sempre all'etichetta. Ed eccoci a vedere l'etichetta più da vicino, Apiane Di Maio Norante, questa etichetta su fondo nero con questo quadrato arancio che ricorda il contenuto del vino, stesso colore dell'etichetta per il collo della bottiglia con questo contorno dorato che riporta sempre il nome della cantina e il fregio, appunto stemma della Di Maio Norante, molto riconoscibile. Andiamo a girare la nostra bottiglia per andare a vedere le indicazioni obbligatorie di legge, quindi Moscato del Molise, un passito, anno 2013, la degradazione alcolica di 14 gradi e mezzo e il formato da mezzo litro che è diciamo formato tipico per i passiti. Normalmente appunto sono da bottiglie da mezzo litro oppure da 3,75, quindi si discostano rispetto alle bottiglie classiche di formato 7,50. Come dire, bottiglia elegante nella sua semplicità, che attira magari anche sullo scaffale perché ha questa forma anche un po' particolare, e andiamo appunto a vedere dopo l'etichetta anche in degustazione se conferma questa eleganza anche al gusto. Ed eccoci arrivati alla degustazione e andiamo a vedere come sempre il colore, questo giallo-oro tenue con riflessi ambrati che ricordano quello che abbiamo visto qui sull'etichetta. Andiamo a sentire al naso. Cari amici e care amiche, i passiti regalano sempre grandi emozioni e infatti qui sentiamo sentori di fiori, soprattutto fiori d'arancio, frutta, miele, quindi un naso fresco e intenso, anche una leggera nota di frutta secca, specialmente mandorla. Andiamo a sentire al gusto. Ampio, con un discreto sentore zuccherino che però non è stucchevole, anzi lascia un'ottima sensazione in bocca e un retrogusto asciutto. Bene, dopo aver sentito al naso e al gusto, andiamo a dare i classici voti. E partendo dalla fascia di prezzo, questo vino merita 3 bottiglie su 5. Si trova in vendita fra i 16 e i 20 euro alla bottiglia, che però ricordiamo è da mezzo litro, quindi se la rapportiamo ai 7,50 classici arriviamo attorno ai 24-30 euro. Per un passito non è un prezzo irragionevole, anzi è molto onesto per la qualità che offre. Guardando alla versatilità, arrivano un po' le dolenti note di questo vino, infatti prende una bottiglia su 5. I passiti non sono vini da tutto pasto e questo non fa eccezione. È un ottimo vino per il dopocena o per accompagnare dei formaggi stagionati o muffati. Ottimo ad esempio con il gorgonzola, crostini con patè oppure per un dolce, magari anche secco come dei cantucci. Non se ne abbiano male i toscani, non esiste solo il vin santo. Oltre a queste occasioni, lo sconsiglierei per altri abbinamenti perché fareste un torto o al vino o al piatto che state mangiando. Però un'occasione per berlo sicuramente c'è. Una comoda poltrona e un ottimo libro. Infatti è un vino da meditazione eccellente. Passando alla facilità di beva, il giudizio si ribalta completamente. Infatti questo vino merita 5 bottiglie su 5.
stupisce, si fa apprezzare, piacerà anche a chi i passiti non li gradisce particolarmente o non li ha mai assaggiati. Non è stucchevole, è molto fresco e lascia una sensazione in bocca dolce ma gradevole. È un vino da coccola personale. Che dire, una grande bevuta che si può apprezzare anche se si è inesperti. La temperatura di servizio è fra i 10 e i 12 gradi. Pertanto, il mio giudizio complessivo, e vi ricordo sempre personale, è di 5 bottiglie su 5. È un ottimo passito da provare che non vi deluderà, ma anzi vi inviterà a ricomprarlo sicuramente. Il prezzo non è alto per questo tipo di vino e con i vostri amici non vi farà fare brutta figura. Vi lascio il link alla cantina di Maio Norante per scoprire altri loro prodotti e vedere che il Molise esiste davvero. Bene, per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se avete qualche approfondimento o qualche domanda da farmi, scrivetemela qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Per oggi vi saluto e vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.